Continuiamo ancora questa nostra riflessione su questa pista di suggerimenti per vivere un buon discernimento spirituale. Una pista di suggerimenti che certamente ci fanno attingere dalla esperienza della Chiesa, dalla tradizione stessa e quindi dal ruolo di maestra della Chiesa. La Chiesa è maestra perché la Chiesa è sposa di Cristo, è maestra in quanto è Cristo che la guida e la ispira. Vi ripeto i primi suggerimenti su cui ci siamo soffermati. Obbedire allo Spirito, l'ascolto profondo, quotidiano della volontà di Dio nella mia vita. L'umiltà, che è la prima di tutte le virtù, e l'umiltà mi fa vedere le cose secondo lo Spirito, mi fa fare l'esperienza della presenza di Dio e mi fa scegliere non secondo la mia volontà, ma la volontà di Dio. Mi fa interpretare la storia e i segni dei tempi e i segni della presenza di Dio nella nostra storia. Poi la valutazione globale, cioè i problemi che emergono nel discernimento, le situazioni che emergono durante il discernimento, vanno valutate a livello globale, negli aspetti positivi e negli aspetti negativi, nelle fatiche e nelle gioie, nelle sofferenze e negli scoraggiamenti. E questa valutazione non avviene in un attimo, ma avviene gradatamente, nella pazienza di Dio, nella pazienza che Dio usa per ciascuno di noi e nell'attesa di sapere che Dio ci vuole felici, che Dio ci ama. L'altro suggerimento oggi è la docilità ad un accompagnatore spirituale. Abbiamo più volte ripetuto che in un discernimento non si può fare mai da solo, cioè a te spetta, a me, a te spetta la scelta ultima, ma prima bisogna farsi aiutare in questo discernimento da guide esperte, sagge, detto in maniera semplice, da uomini di Dio, da uomini che sono capaci di farti aiutare, di aiutarmi a leggere la volontà di Dio in me. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!